È il febbraio del 1984, fra due mesi compie 30 anni e finalmente alla squadra che sognava, fatta di campioni come lui, Passarella, Oriali, Pecci. Sarà per questo che sta giocando e segnando come non aveva mai fatto. Anche nel primo tempo, boom, su punizione ha piegato le mani a Bordon portando la Fiorentina in vantaggio. E ora? Ora che è iniziato lo secondo tempo, lui vuole chiuderla questa partita con la Sampdoria. Non si risparmia mai. In fondo, non lo ha mai fatto fin dal suo primo giorno in viola. Era l'ottobre del 1972. La Fiorentina vinse a Verona e Sandro Ciotti, con quella voce arrochita da mille sigarette, disse: «Oggi ho visto esordire un campione». Sembrò una fuga in avanti. Era una profezia. Perché Giancarlo Antognoni, figlio del gestore di un bar a Marciano, in Umbria, un campione lo è stato e come. Per Firenze, il campione più campione di tutti. In viola era arrivato grazie a un'intuizione di Lidholm, che aveva convinto il presidente Ugolini a sborsare 400 milioni di lire all'Astima Kobe per averlo. Un grandissimo colpo. Perché Antognoni era il prototipo di una figura nuova di centrocampista. Un 10 geografico che con la sua falcata imperiale attraversava il campo per intero, magnificando calcio. Un giocatore che illuminò la città, ma che, per la sua scelta di restare fedele al viola, aveva vinto poco, pochissimo, in proporzione al suo sconfinato talento. Forse anche per questo, in quella gara del 1984 contro la Sampdoria, sta giocando con la voglia di chi vuol dimostrare ancora di più. E quando la palla arriva al limite dell'area, ci si avventa con l'euforia di chi sente il colpo del KO nell'aria. In quella stessa porta, davanti alla curva Ferrovia, ha già segnato in quell'anno un gol fantastico di testa alla Juve. E probabilmente non ricorda più di quando, su per giù nello stesso punto, ha rischiato di morire per un'entrata assassina del portiere del Genoa Martina. Ricordate? Quel 22 novembre del 1981, lui aspettava che il pallone arrivasse giù dal cielo in un lento campanile e non si accorse che Martina, in volo sciagurato, stava frenandogli addosso. Il suo ginocchio gli sfondò le ossa craniche e lui crollò a terra, inanimato come un manichino del crash test. Antognoni fu salvato solo per miracolo. Ma le cose brutte si dimenticano sempre prima di quelle belle. E adesso? Adesso che la palla sta venendo verso di lui, l'istinto gli dice che intervenendo al volo può segnare il 2-0. È un generoso Antognoni. E anche se vede arrivare il libro della Samp, Luca Pellegrini, la gamba non la tira indietro. Figurarsi. Non lo ha fatto mai. Non lo fece nemmeno nella semifinale con la Polonia al Mondiale Spagnolo del 1982. Voleva lasciare il suo segno in quel torneo dove l'arbitro gli aveva già annullato un gol regolarissimo nel mitico 3-2 al Brasile. Così, quando coi polacchi vide la palla arrivare, anche allora non tirò indietro la gamba e provò a fare gol, arrivando però con un attimo di ritardo e lacerandosi per questo il piede nello scontro con il difensore polacco Matysik. Addio finale con la Germania, addio riscatto sportivo e lui ad aggiungere un altro fotogramma al film delle sue occasioni mancate. È un po' come il nuovo Cinema Paradiso, quando Totò, ormai adulto, va a rivedere la pellicola lasciatagli da Philippe Noiret e si accorge di tutti quei baci che lui sullo schermo della sua vita
non ha mai visto. Totò non li ha visti per colpa di un prete bigotto. Antonioni per colpa di un destino beffardo. Per questo, quel giorno del 1984, quando finalmente la palla cala dal cielo, superando i difensori sandoriani, pensa per forza a queste e a tutte le altre delusioni della sua vita in viola. Lo scudetto negato del 1982, la stampa del Nord, che ogni volta che giocava in nazionale lo contestava, arrivando a definirlo neppure un giocatore di calcio. E allora tira. Tira con la rabbia di chi, a 30 anni, vuole in qualche modo risarcirsi del destino. Solo che, come con Martina, come col polacco Matisic, anche stavolta sbaglia l'attimo. È sempre questione di attimi e di centimetri la vita. La palla rimane dunque ferma tra i suoi piedi e quelli di Luca Pellegrini, mentre la tibia si piega. Sente un dolore così grande che non sa raccontare e crolla a terra. Bordon, che intanto si è avvicinato, gli prende la mano e gli dice: «Antonio, Antonio, Antonio, che hai fatto?» Lui risponde con un urlo: «Riattaccatemi la gamba!» Non la sente più la gamba, non può sentirla. Si è spezzata in maniera scomposta, fratturando tibia e perone. Ancora quel silenzio nello stadio, ancora barellieri, ancora medici e ancora mani nei capelli. La carriera viola di Giancarlo Antonioni di fatto si fermò qua, il 12 febbraio del 1984. È vero. Lui un anno dopo provò di nuovo a giocare, ma ormai era un'altra cosa. Arrivarono dunque le liti con Agroppi, che lo lasciava in panchina, poi la breve avventura a Losanna, quindi il 25 aprile del 1989 la gara di addio al Franchi, con 40.000 tifosi ad applaudire con le lacrime agli occhi il ragazzo che gioca guardando le stelle. Il ragazzo che gioca guardando le stelle, secondo la bellissima definizione coniata da Vladimiro Caminiti. Bella, ma unilaterale. Perché le stelle, come racconta questa fiaba palinconica, non hanno mai guardato a lui con benevolenza. Eppure, lo stesso, per Firenze Antonioni resta il suo figlio sportivo più bello. E questo per un fatto molto semplice che in fondo è spiegato bene anche in Nuovo Cinema Paradiso. Ricordate il dialogo fra Alfredo e Totò alla stazione quando lui parte e se ne va verso Roma? Ognuno di noi ha una stella da seguire. Battini. Siamo partiti! Totò! Addio! Addio! Anche ad Antonioni, in tanti, da Agnelli a Dino Viola, avevano detto: «Vattini, vattini da Firenze, vieni da noi!» Ma lui no. Lui non se n'è mai andato, facendosi forse fottere dalla malinconia, ma amando la Fiorentina come Totò amava la gabina del Cinema Paradiso. E sono questi i gesti potenti che marchiano per sempre, il marchio dell'eroe puro che non ha bisogno della vittoria per trionfare nel cuore della gente, come Parsifal, come Ettore di Troia e Gilles Villeneuve, vincitori che non hanno mai conosciuto la vittoria, così Antonioni. E noi, proprio come il soldato del film, siamo rimasti 100 giorni e 100 notti sotto il suo balcone perché il suo amore per la città restasse per sempre. E questo poi è rimasto per sempre, puro, incontaminato, limpido e senza ombre. Roba che fa bene a lui, a noi, a Firenze e al calcio tutto.